Siamo con Federica Montalti che ha condotto un interessante studio presso la Pinacoteca Comunale di Cesena. Questo è il tema della sua laurea, ma una laurea originale perché è una laurea che Federica ha fatto online. Raccontaci com'è andata. Allora, è stata un'esperienza diversa da come me l'aspettavo, però comunque ha dato buone soddisfazioni, soprattutto i risultati. Poi è andato tutto bene anche durante la discussione e il collegamento online. Il tema, ci raccontavi, della Pinacoteca di Cesena, che cosa hai messo in luce con la tua tesi? Nella mia tesi ho praticamente analizzato le vicende storico-collezionistiche che hanno portato alla formazione della Pinacoteca Comunale di Cesena. Poi ho descritto brevemente la collezione della Pinacoteca e il progetto di trasferirla presso Pala Soir, che dovrebbe essere la nuova sede del museo. E dopodiché ho analizzato il programma didattico della Pinacoteca, quindi le iniziative dedicate alle scuole, ad esempio i percorsi didattici e i progetti di alternanza scuola-lavoro, e per poi concludere con le iniziative dedicate al grande pubblico, quindi mostre, esposizioni, visite guidate e varie iniziative anche per le famiglie con bambini che hanno coinvolto non solo la Pinacoteca ma anche altri siti cesenati.